Grosseto sarà protagonista con il comando provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto, in particolare con il gruppo sportivo Massimo Boni, per l'organizzazione della diciassettesima edizione dei campionati nazionali di calcio a 5 riservati ai Vigili del Fuoco. Scenario bellissimo: il camping cielo verde che ospiterà tutte e 16 le formazioni che parteciperanno a questo evento nazionale e in particolare per Grosseto sarà motivo di vanto perché non è la prima volta che il comando di Grosseto eh, viene affidato questo compito ovvero di organizzare dal parte del Ministero manifestazioni eh, sportive così importanti Sì esatto, siamo orgogliosi di questo è la dodicesima volta che organizziamo campionati italiani e dal 96 organizziamo campionati italiani siamo ritenuti evidentemente eh, considerati, quindi stimati a livello centrale e, mh, poi cerchiamo di andare un po' da tutta la parte della provincia, per esempio nel 2007 andammo a Follonica, siamo stati con un salvamento a Bagno di Cavorrano, siamo stati a Orbetello l'anno scorso a campionati di nuoto in mare, quindi sono nel ciclismo siamo andati all'argentario, quindi anche a Castiglione della Pescaia, 5 di ciclismo, 3 di nuoto Salvamento, 2 di nuoto in mare e 2, questo è il secondo di calcio a 5. È un motivo per ritrovarsi tutti insieme, per eh, al di là degli incendi e delle attività istituzionali di soccorso che normalmente facciamo, lo sport è alla base dei vigili del fuoco, dalla base della formazione e i vigili del fuoco si tengono allenati così il centro organizza questo per tenere i vigili del fuoco stimolati e in forma per la loro attività con Giorgio Sgheri che è il coordinatore del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Grosseto Massimo Poni ricordiamo anche la figura di Stefano Piccioni un collega scomparso recentemente e a cui il torneo è dedicato con questo Memorial Sì, innanzitutto lui giocava a pallone ed era un portiere molto bravo fra l'altro e, e quindi per questo noi abbiamo accoppiato questo campionato di calcio a 5 che è lo sport che lo praticava è un ragazzo di Sant'Angelo in Cole, è stato all'inizio a Siena poi è venuto qui a Scelto Grosseto la Maremma per viverci, ci ha trovato moglie e ha lasciato un bambino e, e diciamo che noi, per noi è una valenza emotiva molto importante il fatto di ricordarlo e di averla accoppiato a un evento così importante. Tutta Italia saprà chi era Stefano Piccioni che oltre ad essere un bravissimo caposquadra dei Vigili del Fuoco era anche un istruttore di tecniche di primo soccorso sanitario non solo per i Vigili del Fuoco ma anche per il 118 e quindi è motivo di vanto e di, e di soddisfazione è stata la sua una vita piena. Con Piero Guarguaglini, allenatore della rappresentativa toscana, andiamo un po' più sul tecnico, diciamo sulla, eh, sulla vicenda sportiva agonistica di questa manifestazione. Che possibilità ha la Toscana che si presenta con due squadre, di cui una eh, completamente imbottita di pompieri grossetani? Sì. Ma la Toscana secondo me ha delle ottime possibilità di arrivare credo, sul podio con almeno una, una delle due squadre. La squadra composta da molti giocatori grossetani diciamo, spera di fare il meglio possibile, poter arrivare il più in alto possibile, però poi noi abbiamo alcuni atleti, tra virgolette, bravi, però insomma iniziamo a essere un po' più alti con l'età e questo forse ci vuole svantaggiare un po'. Anche perché si giocano, eh, se non sbaglio, quattro partite del giorno? Sì. È composto, facciamo due partite la mattina e due il pomeriggio, perciò fisicamente ci provano un po', ecco, sotto questo aspetto credo che non sia semplice. Allora, eh, partendo dal principio che si va in campo per vincere, però chi è che parte favorito veramente? Io credo che il Lazio sia la squadra più favorita di tutta, poi c'è la Lombardia, l'Emilia, ci sono regioni forti, però credo che la Toscana darà del filo da storgere a tutti.